Afghanistan, un soldato italiano ammazzato e 5 feruti. Fiat, per il tribunale di Potenza, i licenziamenti a Melfi foro discriminatori. Salemi, dislegato per mafia lo comune governato di Sgarbi. Pallavolo su Tashok, lo campione Bovolenta morio mentre giocava. Benedica a tutti. Lo giorno 24 di marzo, in Afghanistan, le truppe talebane colpero un avamposto militare italiano con numerosi corpi di mortaro. Lo bilancio finale è di un morto e 5 feruti. Lo sergente Michele Silvestri, campano di 33 anni, è la 50ª vittima di un lungo elenco di militari italiani partiti per la messa di pace, ma tornati in Italia rintronto a Buto. Tra le ferite grave c'è una giovane soldatissa di 31 anni, Monica Contraffatto, di Terranova. Di domenica 25 di marzo si può vedere in YouTube un video che testimonia ciò che disse lo presidente del Parlamento europeo, lo tedesco Martin Schulz, lo passato 24 di febbraio durante un incontro con il Forum nazionale dei giovani a proposito della BCE, rispondendo alla domanda di un picciotto. Vediamo di chi si tratta. La domanda che volevo porle io nasce anche da alcune interrogazioni che ultimamente sono state presentate dal Parlamento europeo sulla natura giuridica della proprietà dell'euro. Come abbiamo detto prima, la Banca Centrale Europea non può prestare denaro agli stati a tasso agevolato e fondamentalmente quindi non svolge il ruolo delle banche centrali, cioè quelle di essere il prestatore ultimo per gli stati. Quello che chiedo a lei, e quindi se le sembra giusto e sensato, è che la Banca Centrale Europea stampi euro e lo ceda all'1% alle banche commerciali che a loro volta decidono appunto se acquistare titoli di debito a tassi che vanno dal 4 al 7%. Quello che le chiedo io è: sembra giusto che un tale sistema sia in vigore e che non sia una delle più grandi truffe perpetrate negli ultimi secoli da parte delle consorterie bancarie e finanziarie a danno dei cittadini? Grazie. Sono d'accordo. Lo statuto della Banca Centrale Europea è molto simile allo statuto della Banca Centrale Tedesca e si basa su una filosofia tedesca che prevede una totale e assoluta indipendenza della Banca Centrale. So che esistono altre banche centrali che invece vengono guidate anche dalla parte della politica. Comunque, quando la Germania ha deciso di abbandonare il marco e di accettare l'euro, ha posto questa condizione e questa condizione è stata poi accettata. La passata settimana, il Tribunale di Potenza fece conoscere le ragioni della sentenza che dispose la reintegrazione allo travaglio dei tre operari della Fiat di Melfi, licenziati lo passato giugnetto. Secondo gli udici, il licenziamento non fu altra cosa che una misura pigliata per liberarsi di sindacalisti che avevano pigliato posizione di forte antagonismo. Questa notizia diventa importante in tale discorso sopra i cambiamenti allo statuto di travagliatura, perché c'è chi dice che le aziende, se passassero i cambiamenti proposti dal governo, potessero licenziare la travagliatura senza giusti motivi, inventandosi problemi economici. Lo passato 23 di marzo, lo Consiglio dei Ministri dislegò i consigli comunali di Salemi e Ragalmoto per infiltrazioni mafiose. Le due amministrazioni avevano aggiri al voto lo 6 e 7 di maio, ma ora con lo commissariamento le votazioni si spostano di almeno 18 mesi. Cartelli turistici informativi, magari in lingua siciliana. Lo sindaco di Aternò, Giuseppe Ferrante, fece sapere lo venerdì 23 che lo progetto che prevede l'installazione di chiossai di 230 cartelli turistici informativi multilingue per le strade della cittadina catanese venne utilmente valutato. Ora, per realizzarlo, stava a presentare lo progetto esecutivo, che già è preparato. Gli scritti sono in italiano, inglese, francese e siciliano. Dopo le polemiche a Maio, grape Palazzo Riso. Il 22 di marzo l'assessore dei beni culturali della regione siciliana, Sebastiano Missineo, annunziò la nuova grattugiata del museo per il 17 di maio, con due appuntamenti. L'esposizione di tutta la collezione permanente del museo e la mostra temporanea più a sud. Un progetto per Lampedusa.
Bindica a tutti. Palluni. Dalla Serie A, i due squadri siciliani paraggiaru. Lu Palermo giocau sabato in casa contro l'Udinesi. Al minuto 31 Micculi segnau la sua dodicesima riti in questo campionato, ma a 6 minuti di Lafini paraggiau Toro Geppi Rifugliani. Domenica a Napoli, lu Catania con i riti di Spolli e Lanza Fame, in talu finale di partita rimontau lu doppio vantaggio di li partenopei. Sabato 31, alle ore 18, prova di quadratura per i rosso-azzurri, allo Massimino contro lu Milan. Magari in tala Lega Pro, lu passato fine settimana ci foru solo paraggi per i siciliani, lu Ciapani a 0 in casa con lu Pergo Crema, lu Siracusa a Piacenza più 1-1. A 6 partiti di Lafini, lu Ciapani avi 8 punti chiusai di Siracusa e Spezia. Pallacanestro. In tala Lega 2, lu Barcellona vinciu a Piacenza più 81-72 e s'appresta li playoff. Terminau la stagione regolari di la 1 femminili. I due siciliani perderu a Reri e hanno a giocare li playout. Alcamu contra Pozzuoli e Priolu contra Cagliari. Avi a scinnere in tala 2 solo una squadra di li 4. Rugby. In tale eccellenza, lu San Gregorio Catania vinciu cu li campioni d'Italia di lu Petrarca Padova pi 19-13. Li catanisi sono ultimi a 3 punti di lu Reggio, lu su prossimo emulu. Pallavolo. Sabato 24, mentre giocava una partita di B2 a Macerata, scopo in terra e moriu Vigor Bovolenta. Avia 37 anni, in tala sua carriera, con la nazionale e le squadre di club, vinciu tutto, tranne le Olimpiadi. Avia giocato fino a stagioni in Palermo. Per la Semana Santa in tutta la Sicilia si tennero processioni e celebrazioni di vario tipo, con una numerosa partecipazione della gente. Famosa è la processione delle Mistere, che si tenne a Ciapani lo Venere Santo, un delle Mistere, pesanti antiche statue di legno, che rappresentano la passione di Cristo, vennero portate a spada per le strade della città per quasi 24 ore. Lo stesso tipo di processione si fa a Caltanissetta lo Iove de Santo e a Castro Giovanni lo Venere Santo. Ad Ernò la domenica ci sono i Diavolazzi di Pasqua, sacra rappresentazione che si fa di 250 anni. A Modica la Via Crucis Vivente, a Militeddu la processione notturna lui Iove de Santo e la Via Crucis Vivente lui Orna Appresso. Queste sono solo alcune delle celebrazioni più importanti, ma ogni paese ha le sue tradizioni di chita che continua a essere in Sicilia una festa religiosa assai sentuta e partecipata. Su 30 di marzo è lo 730 anniversario della rivoluzione dello Vespro, per mezzo della quale le siciliane tarru fora di Sicilia la mala signoria francese in talu 1282. Sta importante pagina di storia venne ricordata a Palermo con una messa per tutte le cadute di sta rivoluzione e della successiva guerra degli 90 anni, che si tenne in tala stessa chiesa di Santo Spirito dentro lo cimitero di Sant'Orsola sabato 31 all'una. Di lu 30 di marzo allo 1 d'aprile si tiene a Rammacca, in Catania e Calatagirone, la 22esima edizione della Festa della Cacocciola. Spettacoli, musica, tastamento di mangiare e delizie a base di cacocciola, ma magari un'occasione per visitare un territorio agricolo ricco di colline coltivate agrumi, cereali, legumi, ortaggi e vigneti. Chi sta è tutto per questa settimana? Ni vediamo lo prossimo venerdì. Salutiamo!